Salve ragazzi, come state? Io sono Briller. Facciamo il nostro gioco di traduzione e questa volta ci concentriamo su should, would e could. Tre parole che sicuramente conoscete, ma fare una traduzione con should, would e could può essere una cosa veramente difficile. Quindi adesso ho sette frasi in italiano che voi dovete tradurre in inglese. Ce la fate? Spero di sì e penso di sì. Iniziamo con la prima frase. Allora ragazzi, mi sposto da questa parte e la prima frase è: non sarei dovuto andare perché non potevo partire. Partecipare. Come si dice in inglese? Pensateci, pausate il video, ora vi dico la risposta. Allora, ragazzi, per dire questa frase in inglese diremmo: I shouldn't have gone because I couldn't participate anyway. I shouldn't have gone. Ci sono tre forme: go, went, gone, oppure be, was, been, oppure write, wrote, written, eccetera. Quando abbiamo should have, ci vuole sempre quella terza forma, quindi should have gone, non è should have went, oppure should have go, sicuramente no. I shouldn't have gone because I couldn't participate anyway. Couldn't è can, potere, nel passato, quindi se dovete dire non potevo, I couldn't. Andiamo alla seconda frase. Ragazzi, la seconda frase è: se fossi minorenne, dovrei andare via. Questa domanda sto cercando di ingannarvi. Comunque, traducetemi questa frase, ora vi dico la risposta. Allora, ragazzi, quindi io direi: if I were underage, I would have to leave. Notate che non ho detto should in questo caso, ho detto I would have to. Should è più un suggerimento, qualcosa che dovresti fare perché ti conviene farlo. Invece would have to è sotto certe condizioni, in certe circostanze, sei obbligato a fare questo. Quindi se io fossi minorenne, I would have to leave. Dovrei andare via. I would have to leave. Quindi la frase è: se io fossi minorenne. If I were underage. Se io fossi, if I were. Lo so che suona strano. I were. Ma con fosse o fossi usiamo essere were. Non diciamo was. Quindi if I were underage, I would have to leave. Bravo. Andiamo alla prossima frase. La terza frase è: saresti potuto essere una delle persone più importanti nella mia vita. Come si dice in inglese? Pensateci, pausate il video, ora vi dico la risposta. Allora, ragazzi, per dire questa frase in inglese diremmo: you could have been one of the most important people in my life. Saresti potuto essere. You could have been. Di nuovo, be, was, been. Quindi, you could have been. Bene, saresti potuto essere una delle persone più importanti. One of the most important people. Quel sostantivo people è plurale perché persone, people, non è one of the most important person. Dovete mettere al plurale e poi nella mia vita, in my life. Bravi. Funziona e aiuta a categorizzare la frase in parti, tipo parte 1, parte 2, parte 2. Quando faccio la traduzione faccio così, quindi provateci anche voi. Prendete la frase in parti diverse per tradurre. Andiamo alla quarta frase. La quarta frase è: vi do una pausa, è più facile. Mia mamma sarebbe stata felice di vederti. Come si dice in inglese? Pensateci, pausate il video, ora vi dico la risposta. Quindi ragazzi, si direbbe: my mom would have been happy to see you. Would have been. Sarebbe stata. Would have been. Sarebbe stato è quasi sempre would have been in inglese. Quindi my mom would have been happy to see you. Felice di vederti. Happy to see you. Let's go. Quinta frase. La quinta frase è: se avessi saputo della storia, ne avrei scritto di più. Quindi ecco congiuntivo impossibile di nuovo. Ora traduciamo questa frase. Vi dico la risposta adesso. Allora ragazzi, per dire questa frase direi: had I known oppure if I had known sono uguali. Had I known e if I had known sono lo stesso significato. Had I known about the story, I would have written more about it. Had I known more about the story, I would have written more about it. I would have written, avrei scritto, more di più about it, ne. Quella ne dobbiamo dire about it alla fine, non possiamo mettere prima del verbo, quindi I would have written more
about it. Difficile, ci siete riusciti? Penso di sì. Andiamo alla prossima e penultima frase. Di nuovo un po' più facile questa volta. La frase è: questo film non dovrebbe essere così lungo e noioso. Come si dice in inglese? Pensate, ci pausate il video, ora vi dico la risposta. Quindi per dire questa frase in inglese diremmo: this movie shouldn't be so long and boring. Notate che ora sì ho usato should e siamo anche nel presente, quindi semplicemente it shouldn't be. This movie shouldn't be, should not be, shouldn't be so long and boring. Avete capito? Bravi, facile, andiamo all'ultima frase. E ragazzi, l'ultima frase è: non sarebbe potuto venire comunque perché si è trasferito in Grecia. Come si dice in inglese? Quindi ragazzi, questa frase in inglese sarebbe: he couldn't have come anyway because he moved to Greece. He could not have come. Quindi come è strano. Come, came, passato semplice. Come, di nuovo, quel participio. Come be, was, been, abbiamo come, came e poi torniamo a come. Questo succede raramente, comunque con venire è così. He couldn't have come anyway because he moved to Greece. Notate che la preposizione si è trasferito in Grecia, in inglese è sempre to. Qualsiasi verbo di movimento usiamo to come preposizione, non in o at, usiamo to. Bravissimi. Allora ragazzi, abbiamo fatto 7 frasi. Se avete azzeccato 7 su 7, A. Se, A meno. 5, B. 4, C. 3, o 2 D, se ne hai presi solo 1 o 0 mi dispiace, ti devo dare una F questa volta, però potete sempre migliorare. Ragazzi, solo un attimo, volevo avvisarvi che mi piace molto fare questi video e lo sto anche facendo come lavoro tra altre cose che sto facendo, quindi se vi piace il mio lavoro potete contribuire a questo canale tramite questo link qui, PayPal. Sono molto grato per qualsiasi contribuzione che mi viene, grazie mille ragazzi. In più, se state cercando di migliorare e praticare con me di più, faccio lezioni settimanali ogni lunedì sera per un'ora tramite una diretta su YouTube. È molto economico, 8 euro al mese e ne avrai tipo 4 o 5 lezioni di un'ora ogni lunedì sera in diretta. Siamo in di solito 15 più o meno, quindi è anche intimo, quindi potete farmi domande eccetera. Sulla mia pagina Patreon sto descrivendo questo servizio che faccio. Quindi ragazzi, spero che abbiate imparato qualcosa di utile. Come sempre è stato un piacere per me girare questo video e ci vediamo alla prossima. Peace.